Saranno realizzati entro 2 anni e mezzo i lavori di recupero dell'ex caserma Pierantoni a Chieti, che ospiterà una residenza universitaria da 150 posti dell'Ateneo d'Annunzio. Un importante accordo per recuperare oltretutto un edificio nel cuore della città a disposizione dell'Università d'Annunzio. Sì, importantissimo perché ci permette di portare avanti due missioni importanti. La prima è quella di dare alloggio agli studenti, che è in questo momento una priorità nazionale. Il diritto allo studio in questo momento si basa moltissimo sul diritto ad avere un alloggio a prezzi contenuti. La seconda importante missione è quella di rivitalizzare la città di Chieti portando quanti più studenti possibile a vivere qui, quindi vivere, consumare, e questa è la missione importante dell'università. Noi ci siamo impegnati e realizzeremo questo progetto progressivamente. Sì, con un po' di difficoltà, con un po' di ritardi, però alla fine ce l'abbiamo fatta, con un impegno importante da parte della Regione Abruzzo. Abbiamo anticipato 2.900.000 euro per poter avere questo finanziamento e credo che insomma per la città sia una risposta importante. Il sistema universitario per Chieti ha segnato lo sviluppo e speriamo che torni a segnare nuovamente lo sviluppo. Ecco, proprio su questo aspetto, Febbo, riportare gli studenti nel centro della città significa anche rianimare il cuore di Chieti. Assolutamente, c'è un'intesa con l'università, con la nuova direzione, e si sta lavorando con la Bucciante, con la Pirantoni. Fra pochi giorni lavoreremo anche e definiremo anche un rapporto per le mattonelle rosse, l'ex GIL, quindi insomma stiamo facendo un lavoro a 360 gradi, speriamo che il magnifico rettore continui a tenere l'attenzione sulla città di Chieti. Un importante traguardo affinché gli studenti dell'Università d'Annunzio trovino alloggio in questa struttura nel cuore della città. Esatto, come già annunciato la scorsa settimana alla presenza del ministro Anna Maria Bernini, siamo riusciti finalmente a raggiungere questo traguardo, quello cioè di avviare i lavori per la realizzazione di questa residenza universitaria qui a Chieti, l'ex caserma Pierantoni, che potrà vedere realizzati ben circa 150 posti letto per i nostri studenti universitari.